Finalmente! Sta su! Ehi, Marv! Che cazzo fai? È mio, Jack, sparisci! Che cazzo dici? Lui me l'ha assegnato Eddie! Che cacchio stai facendo tu? Allora te la vedi con Eddie! Io incasso i soldi! Ehi, a momenti ci restavo! Sta indietro, maledizione! Ho detto che lo prendo io, capito? Vale 1500 dollari! Ok, Marvin, sta calmo! Niente di personale, ma va a farti fottere, capito? E sta calmo! E che roba è? Marvin, attento! Ma che cazzo siete? Voi non siete piedi piatti. No, siamo dei ballerini. Ti hanno mai insegnato che non devi sparare mai addosso alla gente? Specialmente a chi non conosci. Ehi, Marvin, grazie per la macchina. Ah, dormi pure, te la riporto fra un po'. Allora, cosa si gira qua in giro? Boucher, ah, bel colpo, bel colpo. Allora, t'ha dato qualche noia? Ma hai dato qualche noia? Ma vaffanculo! Senti questo come parla? Io ti spacco il culo! Voglio sentire la tua carne sbattere contro il muro! Sbatti? Mascone, garante cauzione. No, solo per libertà vigilata. Mi dispiace, signora, la vorrei aiutare. Ehi, Eddie. C'è Eddie? Finalmente hai acciuffato qualcuno, Jack. Jerry.
c'è Eddie. È davvero fantastico! Jack! Finalmente, ho trovato proprio la persona adatta. Chi mi hai portato? Boucher. Ah, Boucher, bel colpo, davvero. Vale 900. No, sono 1000. No, 900. Sono 1000, avanti. Sì, già, è vero. Avanti, andiamo ad acerirlo, lo stomaco reclama. Devi parlare con me? A che proposito? Ne parleremo lì, non ti preoccupare. Mi dai i soldi prima? Ma certo, credi che ti stia tentando di fregare? No, lui non tenterebbe mai di fregarmi. No, perché sbaglio o vedo un'ombra di sarcasmo? No, ma dai, no, perché credimi, come mi sono guadagnato questa mia reputazione, perché Eddie me ne è stato anche conferente, solo per avere... Ha mai telefonato qualcuno? Hanno mai telefonato per lamentarsi di me? No, avanti, dai, ti offro la colazione. Non faccio mai colazione. Allora pranzerai in anticipo. Hai mai sentito parlare di Jonathan Mardukas? Sì, il duca. Che cosa sai di lui? È quello che ha rubato a un pezzo grosso di Las Vegas tutti i soldi. Molto bene, solo che non si trattava solo di 4 milioni di dollari, ma ben di 500 milioni di dollari. Sì, lo so, li leggo anche i giornali. Non per evagare al tuo passato, ma... Non è quel Serrano che ti ha buttato fuori dalla polizia di Chicago? Ma non mi ha buttato fuori. Come no? Hai lasciato te la polizia per questa merda. Allora, vieni al punto. Il punto, Jack. Ho pagato la cauzione per quel ragioniere. E se solo non l'avessi pagato, non me lo sarei neanche immaginato. E quindi mi dovresti fare un favore. Dovresti andarmelo a prendere venerdì notte se vuoi che ti do i miei 100.000 dollari. Questo venerdì? E sono 500.000 dollari? No, Jack, un bel niente. Santo Dio! Se non mi prendi qua ragioniere, io chiudo bottega. E basta, Eddie, sono stanco di questo sporco lavoro di merda. Sono stanco di raccattare quei poveracci. Vuoi darmi quello che è giusto? Dammi quello che è giusto. Tanto per cominciare, quel tizio è un ragioniere, non ti sparerà, dovrai soltanto prenderlo, gli dai una botta in testa e via andare. È facile per dire così. Senti, voglio i miei 500 milioni di mila dollari, né più né meno, e voglio un contratto. Un contratto, sì, lo voglio prevedere per iscritto. 100.000 dollari e ti porterò al duca entro venerdì notte. Ora dammi i miei 500.000 dollari. Peggio della paga che do per i detenuti. Stanley! Stanley! Ehi, Mastino, come vanno gli affari? Ah, tutto bene. Senti, devo cercare la scheda di un certo Jonathan Mardukas, MRDUKS. Eccola qua. Oddio, che succede? È il numero che l'hanno chiamato dopo l'arresto. Il prefisso è 022. Mi toccherà andare a New York. Alonso Mosley, FBI. Vorremmo scambiare due parole con lei. Che bel distintivo. Dove posso trovarne uno simile? Oh, Spiritus, andiamo. Ma levatemi le mani di dosso. Ehi, lo sai che c'è una multa di 10 dollari per chi sovvalca al limite? Sta zitto! Entra in macchina. Allora, hai mai sentito parlare di un certo Jonathan Mardukas? Mai sentito? Io credo di sì, invece. Ascoltami bene, stronzo. È da circa 6 anni che ci stiamo occupando di Jimmy Serrano. Mardukas è mio. Lo porterò davanti al Tribunale Federale. E non voglio che un trafficante fallito come piedi piatti a Chicago lo porti a Los Angeles per un processo di merda. Mi sono spiegato bene. Scusi, dovrei farle una domanda. Quegli occhiali da sole sono molto carini. Ve li fornisce il governo o li andate a comprare tutti nello stesso negozio? Mi sono spiegato bene. Stava meglio con gli occhiali. Fatelo scendere. Scendi da questa macchina. Avanti. E muoviti. Se scopro qualcosa glielo faccio sapere.
Posso avere i miei occhiali da sole? Ecco i tuoi occhiali da sole, prendili. Grazie. Grazie anche per questo. Alonso Mosley. Alonso.